per la carità, un pessimo processo piuttosto che un bel funerale. E lo dico con rammarico, perché qua non si tratta di uno spirito di appartenenza, ma lo spirito dell'appartenenza sarebbe stato quello di non volere cercare per finta di essere i migliori o i più bravi, ma avremmo dovuto cercare insieme di mettere al centro le paure che tutti i giorni ognuno di noi sa, sente, parla. Invece voi ancora una volta avete fatto questa scelta di arroganza, di egoismo, una scelta ideologica, una scelta esclusivamente mediatica, e avete ancora fatto una volta la scelta che delle paure degli italiani a voi non ve ne importa nulla. Grazie. La ringrazio, onorevole Santacchè. Chiede di intervenire l'onorevole Massimo Corsaro. Grazie, signor Presidente. La perfezione in ogni cosa sta nei dettagli. Lei, signor Presidente, che fuori da quest'aula ha la personale abitudine di frequentare le arti, lo sa meglio di chiunque. E devo dire che la lettura del testo che viene proposto, così come emendato dalla Commissione, ci aveva quasi convinti. Lo reputiamo quasi perfetto. Però, come sempre, manca il dettaglio. In un testo di legge il dettaglio è la completezza dell'informazione. Manca nel testo che ci è proposta, che ci è proposto, la prolusione, onorevole Presidente. Perché se insieme a queste 7 righe che costituiscono l'unico comma dell'unico articolo fosse stato anticipatamente inserito un primo comma con la dicitura... Mi perdoni, onorevole Corsaro. Colleghi, per favore, se riusciamo a permettere, onorevole Verini, se dobbiamo riunire il comitato di nuovo lo facciamo, se no, cortesemente, no, per era una battuta, onorevole Ferranti, non era... però, cerchiamo di far parlare i colleghi con un minimo di... Prego. Presidente, la virgola che manca per rendere perfetto questo testo che ci viene sottoposto è l'assenza di un comma iniziale che dica esattamente come se fosse Antani. Perché solo così potremmo compiere la perfezione di una monicelliana supercazzola, come... Colleghi, per favore. Monicelliano credo si possa dire, onorevole Giorgetti. La monicelliana supercazzola che è stata rappresentata dal lavoro di questa Commissione, che, lo dico a beneficio dei pochi o tanti cittadini italiani che ci stanno ascoltando, ci propone questo testo. Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato volontariamente o colposamente dalla persona, contro... Colleghi, allora, per favore. Onorevole Ermini, lei è libero di fare come crede. Onorevole Durante, onorevole Ferranti, sta parlando il collega Corsaro. Se lei crede, parla dopo. Sta parlando il collega Corsaro e lo lasciate parlare, per cortesia. E lo lasciano parlare anche i colleghi intorno a lui, se ce la fanno. Grazie. Onorevole Presidente, il senso democratico degli epigoni della sinistra mi è noto da quando ho cominciato a fare politica a 16 anni, quindi la ringrazio per il suo intervento, ma non sono stupefatto dalle reazioni. Devo dire che nella lettura del testo, aberrante nella sua costruzione culturale, onorevole Presidente, perché già solo il fatto di riferirsi all'atto della difesa come errore in un testo di legge
presuppone già un posizionamento culturale che vuole essere trasferito nell'impianto normativo, che è inaccettabile. Faccio venia di riferirmi al turbamento psichico che evidentemente può essere generato in ciascuno di noi in maniera difforme di fronte a casi e fattispecie diverse. Ma il tema principale è che una volta di più, per cercare di sfuggire alla univocità del tema che si tratta con la proposta che è stata avanzata, si cerca di rimettere tutto nelle mani di qualcuno che non avrà dei criteri oggettivi ai quali potersi riferire nella definizione delle proprie sentenze. Il tema è che noi ci affidiamo ad una circostanza per cui la stessa fattispecie potrà essere e sarà, vista l'esperienza, valutata colpevolmente o meno, secondo che il giudice che è chiamato ad affrontare il tema abbia una certa formazione mentale, abbia una certa sensibilità sul tema della sicurezza e della difesa dei cittadini, abbia anche rispetto al proprio luogo di appartenenza una consuetudine o meno a trattare di questi argomenti, talché un magistrato di un'area del territorio potrà avvertire come primario il diritto a mantenere la tutela e la sicurezza dei cittadini di fronte al reiterato manifestarsi di episodi di violenza personale, e in altri casi invece, dove queste circostanze fortunatamente potranno essere più sporadiche, l'argomento potrà essere avvertito con minor pressione e quindi si cercherà di guardare con cattiveria e con volontà di reprimerne l'atteggiamento non già l'azione violenta di chi entra nella casa altrui, ma l'azione di tutela di chi cerca di difendersi. È un concetto culturale, antropologico, che fortunatamente ci rende miliardi di anni luce lontani da voi, orgogliosamente miliardi di anni luce lontani da voi. Ed è un concetto che rientra nella quotidianità e nella vita ordinaria di ciascuna delle nostre famiglie. Io credo che ciascuno di voi a casa, di fronte ai propri figli, di fronte a un sopruso vissuto da uno dei vostri figli, non possa che provare a dare tutela, a dare difesa, a dare garanzia di sicurezza, a dire al proprio figlio: guarda che ci sono io che ti proteggo, che ci sono io che ti tutelo. Voi state cercando di normare un comportamento contro natura. State cercando di impedire ciò che è normale, ciò che purtroppo impone agli italiani di doversi sostituire alla manchevolezza di uno Stato che con le proprie strutture, con le proprie leggi, con la propria forza dell'ordine non è in grado di garantire la prima libertà ai cittadini, che è quella della sicurezza nel proprio, nella propria residenza. Non siete d'accordo con una proposta avanzata dall'opposizione? Bocciatela. Avete i numeri, la democrazia è fatta in modo tale per cui chi ha un numero più degli altri in quest'Aula comanda. No, non vi basta bocciare una proposta dell'opposizione, utilizzate il fatto che l'opposizione abbia difeso una propria concezione che è culturale prima ancora che politica e fate l'azione di contropiede, cioè utilizzate il fatto che venga messo all'ordine del giorno un argomento per ottenerne il risultato assolutamente opposto, aberrante, peggiorativo di una norma già idiota che è insita nel nostro codice penale. È assolutamente la dimostrazione di quanto siete culturalmente lontani anni luce dalla quotidianità, dall'idem sentire, dalla sensibilità, dalle necessità di tutte le famiglie, di tutte le persone. Vivete nell'iperuranio, state parlando di altre cose che non c'entrano niente col vissuto della gente. Qui non stiamo parlando della legge del Far West, non stiamo dicendo che chi ha subito un torto deve avere la possibilità di farsi giustizia da solo, non stiamo dicendo, come magari dal cuore di qualcuno, dal mio certamente, verrebbe spontaneo pensare, che se il padre di quel ragazzo che è stato prima torturato e poi ucciso nei giorni scorsi avesse la possibilità di andarsi a prendere i due delinquenti drogati, tossici e politicizzati che lo hanno ridotto in quelle condizioni e poi ucciso, avesse la possibilità di farlo, avrebbe sacrosanto diritto di farli a pezzi quei due lì. Non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che vogliamo consentire che
se una persona sta subendo in quel momento un atto di violenza nel proprio domicilio, insieme alla propria famiglia, abbia il sacrosanto diritto di difendere se stesso e i suoi figli. Allora, io credo che nell'assoluta meschinità mentale e culturale che vi contraddistingue in questa fattispecie, l'unica cosa che voi possiate capire è la legge del baratto. E io vi propongo umilmente e sommessamente un baratto. Facciamo così. Voi andate avanti a legiferare nell'interesse della grande finanza, delle assicurazioni e delle banche. Andate avanti a vendere pezzi di mare sotto banco agli altri paesi stranieri. Proseguite pure a consegnare qualche resta dell'Italia al cancelliere tedesco. Andate avanti a prendere in giro il vostro stesso elettorato facendoli partecipare a primarie prezzolate e predeterminate. Continuate a non occuparvi della sicurezza e delle forze dell'ordine che devono avere gli strumenti e le dotazioni per poter garantire la sicurezza ai cittadini. In cambio di tutto questo, non impedite ai padri di famiglia di tutelare i propri figli a casa loro. Grazie. Bravo. La ringrazio, onorevole Corsaro. Chiede intervenire l'onorevole Verini. Grazie Presidente. Ritengo opportuno a questo punto del dibattito prendere la parola per precisare alcune questioni e formulare all'Assemblea e alla Presidenza una proposta. Questo provvedimento che stiamo discutendo è un provvedimento, come si dice, in quota opposizione. Però quota opposizione significa ovviamente dare lo spazio che i regolamenti consentano nella calendarizzazione e nell'esame di questo di questi provvedimenti, ma non significa essere d'accordo con l'opposizione quando non si è d'accordo con il merito dei provvedimenti in quota opposizione. Pur essendo molto distanti dal contenuto